Ciao da Francesca. Oggi ti propongo una soluzione facile e veloce per praticare il tuo italiano, per esercitarti ogni giorno. Lo so che non hai abbastanza tempo per leggere o studiare durante la settimana e per questo è molto utile e molto importante trovare il tempo per esercitarsi almeno un pochino. È importante tenere il cervello e la lingua sempre pronti per parlare in italiano. Da un po' di tempo io uso una tecnica molto semplice e mi aiuta a ripetere tutti i giorni, ogni volta che posso, in momenti diversi della giornata, i verbi e il vocabolario. Ti spiego come faccio. Ascolto e ripeto le frasi pronunciate da un tutor madrelingua, da un video di YouTube con sottotitoli. Nel mio caso studio l'inglese e lo spagnolo. Questa ovviamente è solo una delle tecniche che possono essere usate per esercitarti, ma per me funziona e mi piace molto. Per questo motivo ho deciso di creare per te delle lezioni di pronuncia e conversazione, dove tu davvero puoi esercitare la tua pronuncia e la tua capacità di conversazione. Ovviamente non avrai bisogno di un partner, non è necessario. Oggi lavori con me sul futuro, semplice e composto. Cosa devi fare? Basta ascoltare e ripetere dopo di me. Il resto lo farà tutta la tua memoria in automatico. In questo modo imparano i bambini piccoli, che ascoltano, ripetendo fino a diventare esperti. Ripetizione dopo ripetizione migliorerai la tua pronuncia, memorizzerai il tuo vocabolario e ti sentirai sicuro durante una conversazione vera e propria. Bastano solo pochi minuti per migliorare il tuo italiano. Bene, cominciamo! Domani incontrerò i miei amici al bar. Parlerà davanti ad un grande pubblico. Sceglieranno i vestiti in un grande magazzino. Quando sarò arrivato a casa, preparerò la cena. Metteranno le loro cose dentro il nostro armadio. Appena avrai aperto la scatola, vedrai il bracciale. Riavvierò il mio computer, si è bloccato. Farò la doccia dopo la partita. Farai una passeggiata dopo? Verrai con me al cinema? Parteciperete allo spettacolo domani? Martedì arriveranno i miei parenti. Verrete qui dopo che avrete parcheggiato? Risponderà al telefono del suo ufficio. Chiuderà la porta e lascerà l'ombrello fuori. Finito. Vorresti esercitarti su un altro tema? Scrivi un commento qui sotto e studieremo insieme. Ci vediamo alla prossima. Ciao!